Benvenuti Lupetti in questo nuovo video, un video unboxing un po' diverso dal solito, visto che farò solo il video mentre mi vedrete e apriamo il pacco qua, perché il pacco è questo. E mi è arrivato finalmente il pacco del nuovo Mario Party Jamboree insieme a tutti i gadget che ho ordinato, quindi apriamocelo. Ok, è un pacco leggermente grande, quindi... Carta. Ok, cominciamo con le ciotole. Ok, le ciotole si presentano così, veramente molto belle. Io vi dico già cosa ho preso, la versione da 88 e 99. Non quella da 118 con anche il tubo con le penne, perché è uscita dopo, me ne sono accorto troppo tardi e alla fine ho voluto solo tenermi questa roba qua, visto che posso anche poi comprarle separatamente. Le ciotole, anche se non sono in vetro o in ceramica e plastica, insomma è veramente molto meglio la plastica, ma che ne cada una per terra e si spacca in mille pezzi. Poi abbiamo il portachiavi a forma di dado, che non andrò ad aprire, però veramente molto molto bello. Abbiamo un set di tre spillette a forma di stella, che queste qua veramente molto belle. Abbiamo questo coso qua che è un portachiavi. Mi sfugge un attimo cosa potrebbe essere. Un attimo. Ah no, ok, no. Li tiro solo fuori per farveli vedere. Se escono. E se escono anche ad aprire. Sono dei sottopentola. E sottopentoli, sottobicchieri. Veramente molto belli. Ce ne sono, mi sembra, quattro. Ok, sì, quattro. Che intanto io non ho utilizzato, te lo sono in collezione. Quindi, alto gadget. Ultimo, prima del gioco, il Played. Vediamo se riusciamo ad aprirlo senza rovinarlo. Ok, rovinare di con la carta. Ed eccolo qua. Veramente molto bello e apprezzato, secondo me. E ultimo, ma cosa fosse più importante di tutti, visto che dobbiamo cominciare il spray. Una volta aver finito Echoes of Wisdom, di oggi devo dirvi, ho finito di registrare l'ultimo episodio di Zelda. Dicevo proprio che il pacco non mi è arrivato, quindi speravo mi arrivasse oggi. Ed eccolo qua. Super Mario Party Jamboree. Ci andiamo subito ad aprire insieme. Se riesco, perché io non ho le unghie, quindi faccio un po' di fatica di solito ad aprire questo genere di imballaggio. Però è la parte più bella, diciamo. Ok, ho anche un abbonamento per 7 giorni gratis online. Lo terrò sigillato, tanto io rinnovo ogni anno l'abbonamento, quindi non mi serve. E dentro si presenta così. Molto bello sul fattore di design della copertina interna. E anche se non abbiamo un libricino qua per
il gioco, il fatto che però abbiano messo dentro di libricini e di codici per giocare 7 giorni online è una cosa molto bella, perché almeno rimane un pochettino più completo. Beh, no, noi abbiamo qualcosina, se abbiamo un... abbiamo questo. Ok, quindi io vi saluto. Sicuramente quando uscirà questo video, avrò fatto uscire un video di Sparking Zero, quindi un episodio, e questo video qua. Per essere un pochino leggero con quel giorno lì. E domani quindi cominceremo finalmente il nuovo Let's Play. Alle ore 14. Ricordo che Dragon Ball Sparking Zero si sposta alle 15:30 e anche 17. Invece venerdì prossimo, salvo imprevisti, faremo, spero anche l'unica, live di Echoes of Wisdom, dove faremo tutte le ultime side quest, recupereremo gli ultimi accessori e otterremo anche gli ultimi costumi. Io vi saluto e vi aspetto in un prossimo video. Ciao Lupetti!